Parliamo di arte e spettacolo perché con una commedia dialettale dal titolo I lettere dell'aldilà, la filodrammatica di Ripa Limosani è tornata sul palco attirando l'attenzione di numerosi turisti. Vediamo. E me domani, poi, ma sono asciutto pure i vene vanitose. Insomma, gli posso dire una cosa, che ho miedo che me, fino a mo, non mi ha fatto mai emerire, ve lo giuro! È tornata al Teatro Comunale di Ripa Limosani la filodrammatica ripese con una commedia dialettale dal titolo I lettere dell'aldilà, capitanata da Paolo Petti che ha raccolto l'eredità dell'opera di Nicolino Camposarcuno. La filodrammatica è senza dubbio uno dei tasselli più importanti del patrimonio culturale del piccolo paese molisano. Così la commedia dialettale che racconta personaggi, storie, situazioni e modi di essere con un'ironia in vernacolo che resta uno dei momenti più seguiti dalla popolazione del posto ha catturato l'attenzione anche di molti turisti. Mi chiamate Ma non vi preoccupate, sembra un bel nome che... Ma io non mi preoccupo, è solo che il mio nome non è Astemio. Ma siete Astemio? Certo che sono Astemio, non ho mai bevuto alcolici. Tanti interpreti storici, ma anche molti giovani ad esibirsi sul palco del comune di Ripa Limosani. Lo spettacolo si è concluso con la consegna della targa da parte di Paolo Petti alla figlia di Nino Iammarino, recentemente scomparso. Una personalità che si è sempre distinta nel mondo teatrale di Ripa Limosani, dunque un momento questo caratterizzato da estreme commozione e emozioni.